Salve a tutti, mentre stavo preparando il video mi sono messo a finire la faccia che abbiamo appena fatto nel cubo 3x3. Un attimo solo, finisco. Come vedete, tutti i passaggi che vi ho detto per il cubo di Rubik 4x4 si possono utilizzare per il 3x3. Ovviamente il 3x3 ha i centri fissi, quindi non avete bisogno di accoppiarli, che era la prima cosa che abbiamo fatto, né due spigoli da mettere vicini. Ok, quindi il 3x3 praticamente è uguale, solo che ha meno mosse. Come vedete, anche nel 3x3 ho risolto tutte le facce laterali del secondo strato e il primo. Ok, esattamente il punto in cui siamo arrivati qui. Adesso guardiamo il nostro cubo dal basso e quello che dobbiamo fare è ottenere la croce. Come si fa? Adesso noi siamo in una situazione strana. Un attimo solo che la metto a posto perché non si ci trova praticamente mai così. Un secondo, arrivo. Ok, come vi dicevo, quello era un caso un po' troppo particolare, allora ho fatto un casino di passaggi complicati che non vi sto a raccontare e l'ho messo a posto. Allora, il nostro scopo, cioè, se ce l'abbiamo è già bene, è ottenere una fila così. Ci possiamo trovare in tre casi. Il primo è avere già la fila così, ed è la cosa migliore, ok? Beh, cioè, teoricamente quattro, però il quarto è avere già tutta la croce. Ok, possiamo avere la fila oppure possiamo avere soltanto una L così, così, o addirittura avere soltanto il centro giallo. Cioè, che cosa sto dicendo? Vedete che questi qua gialli dovrebbero stare qua sopra, giusto? Se noi li spostiamo qua sopra, viene fuori una croce se riusciamo a metterli tutti. Ok. Allora, io conosco solo l'algoritmo della riga, però è molto semplice se ci troviamo nell'angolo, io lo chiamo angolo, perché l'angolo è questa figura qui. Adesso vi faccio vedere, con un semplice passaggio arrivo all'angolo e con un passaggio esattamente uguale torneremo indietro. Ok, non guardate gli angoli esterni perché quelli non ci importano. Come vedete abbiamo questa riga qua, no? Ok, il nostro obiettivo è raddrizzarla, farla diventare così. Quindi questi due devono venire qua. Allora, prendiamo il cubo così. Questi due si spostano. Questa si sposta in qua. Questo viene giù. Questo va qui. Tac e tac. Come vedete è una cosa molto meccanica, molto semplice da fare. Ok? A questo punto mettiamo la nostra riga in così e ci muoviamo in questo modo. Adesso vengo dietro la telecamera per farvelo vedere bene. Allora, impariamo un po' di nomenclatura. È molto semplice. Abbiamo questa faccia qui che è quella frontale. In inglese front, quindi la chiameremo F, ok? Questa faccia qui che è quella in alto, up, la chiameremo U. Mentre questa faccia qui che è a destra, la chiameremo R, e questa qui a esclusione, quella a sinistra, la chiamiamo L. Ok, la faccia sotto non ci servirà mai e in un solo caso ci servirà questa qua dietro che si chiama B. Back. Okay. Adesso vi farò apparire l'algoritmo da fare, però seguitemi, non è complicato. Allora, l'algoritmo è F. Quando dico F vuol dire che dobbiamo spostarci in così, ok? Quando dico F, come F accentato, F con l'accento vuol dire che dobbiamo muoverci al contrario. Quindi F, R, U, R accentato, U accentato, F accentato. Ok, come vedete
abbiamo ottenuto la croce. Adesso è il momento di un passaggio che mi dimentico spesso di eseguire, quindi meno male che sto facendo il video così me lo ricordo, ed è controllare che tutti gli angoli siano al loro posto. Allora, al loro posto significa questo. Prendiamo ad esempio, vabbè, quello, il 3x3 non ha, gli manca un pezzo. Allora, al loro posto non vuol dire che siano tutti tirati su e perfetti, così come la faccia bianca. Vuol dire solamente che si trovano al posto in cui dovranno stare. Cioè, ad esempio, quest'angolo qua è blu, rosso, giallo, giusto? E questa faccia è blu, questa è rossa e questa è gialla, quindi è al suo posto. Se fosse qua, blu, arancione, giallo, non sarebbe più al suo posto, ok? Se ne mettiamo uno al suo posto, dobbiamo controllare che gli altri siano al loro posto. Questo qui, come vedete, verde, giallo, arancione, è sbagliato. Allora, vi è un caso limite in cui nessuno sia al suo posto, oppure il caso in cui due siano al loro posto e due siano da invertire. Non sono. Se i due sono da invertire, se i due da invertire sono lontani, bisognerà fare questo passaggio due volte. Se sono vicini tra di loro, come facciamo finta siano questi, bisognerà eseguire il passaggio una volta sola. Vi può succedere anche il caso straculato in cui siano già tutti e quattro a posto, però non capita spessissimo. Vediamo ad esempio nel mio caso. Ne ho uno al posto giusto addirittura, questo sbagliato e questo sbagliato. Come vi ho detto, non vi possono essere tre sbagliati e uno giusto. Quindi con un po' di furbizia vado a girare il cubo, ok? E cosa abbiamo adesso? Questo è giusto al posto giusto, vabbè, è sbagliato però al posto giusto. Questo è al posto giusto e questi due sono da invertire, ok? Perché questo è verde invece deve essere blu, questo è blu invece deve essere verde. Ok, adesso prendiamo il nostro cubo in modo da avere i due da invertire in questa posizione ed eseguiamo questa formula L U con U accentato. Scusate se lo faccio al contrario rispetto a voi, però mi viene molto più comodo. R sì, scusate, no, non era era R accentato, infatti viene in qua, le mie mani vanno da sole. U, L accentato, U accentato, R. Ve lo faccio rivedere sul cubo 3x3, che secondo me è più semplice da capire. Allora, se non vi interessa imparare formule a memoria, questa tra l'altro è una delle più complicate, guardate che cosa faccio. Adesso lo faccio su una faccia a caso, tanto per farvi vedere. Prendiamo questa e la spostiamo. Sì, vabbè, aspetta. Facciamola su una che non tocca questa, se no. Allora, questo si muove così. Questo si muove così. Questo si muove così. Così, così, così e così. Capito? Come vedete adesso l'avevo messo giusto, adesso si è incasinato, però vabbè, l'intento era nobile. Ok, adesso questo è giusto al posto giusto, questo è giusto al posto giusto, questo è giusto al posto giusto, cioè vabbè, e questo è al suo posto giusto, no? La croce, come vedete, è mantenuta. Adesso qui ci troviamo, dobbiamo lasciar perdere gli spigoli. No, come vedete questa è la faccia blu e abbiamo questi due spigoli verdi, forse questa si vede di più, okay. E lasciamo perdere e andiamo subito a mettere a posto gli angoli, li tiriamo su in modo che tutta la faccia diventi gialla, indipendentemente da come risulta di qua. Ok, allora
Io sono già in un caso fortunato in cui abbiamo un angolo giallo e gli altri tre invertiti da mettere a posto. Qui ho preparato uno schizzo, non credo si veda bene. Comunque, intanto beh, girato al posto giusto. Allora, questi erano i passaggi che abbiamo fatto finora e questi i passaggi che stiamo per fare. Allora, se ci troviamo, dobbiamo vedere adesso gli angoli come sono disposti. Io mi trovo in questa situazione qui, la prima delle ultime due, questa qua, la terza. Ok? No, non credo si veda molto bene, però vabbè, vi scrivo le formule sotto. Allora, se noi abbiamo quest'angolo qua che ha la faccia gialla qui e quindi deve fare questo passaggio da qui, spostarsi qua, siamo nel caso 1. Ok? Perché le altre tre devono per forza questa spostarsi in qua e questa spostarsi in qua. Ok? Esiste un altro caso che è quello della seconda formula, ovvio voi dovete utilizzare la formula del caso in cui vi trovate, ed è quella in cui l'angolo giusto è sotto e quindi abbiamo da qui il giallo deve spostarsi qua. Da qui il giallo si sposta qua e da qua sotto si sposta qui. Come fate a capire in quale dei due casi siete? Beh, ad esempio, in questo caso il giallo deve essere sopra e spostarsi qua. Come vedete qui il mio giallo, quindi io sono nell'altro caso, che è questo qua. Se siete in casi in cui due sono al posto giusto, tutti e quattro sono sbagliati. Dovete fare tante volte queste formule finché non arrivate a quella giusta. Un piccolo trucco, se questa formula sposta questa faccia qua, voi potete già prevedere, questa qui, questa qua, voi potete già prevedere quante facce gialle avrete alla fine. Quindi il vostro obiettivo, se ne avete due o quattro sbagliate, è quello di fare in modo che una diventi giusta e tutte le altre tre sbagliate. Così vi ritroverete in uno dei due casi. So che è un po' complicato, però è quello che dovete riuscire a fare. Ok? Allora, io sono già in questo caso. Procedo. Allora, R asterisco, R, vabbè, R apostrofo, tutte le volte la chiamo in modo diverso, che è questa. Quindi, praticamente, se non vi interessa la formula, questo qua deve spostarsi parecchie volte fino a tornare al suo posto, questo qua, quindi questo bianco qui. Così, questa torna giù, questa torna, questa viene in qua. Questa viene qui, questa viene così, è tornata al suo posto, giusto? Si vede? Ok. Non esultate perché manca l'ultimo passaggio, vi prometto, è l'ultimissimo. Essendo che mi sto prolungando un casino a fare questi video, avrò bisogno di un quinto video in cui vi faccio vedere l'ultimissimo passaggio e come smontarlo. Quindi il video più interessante. Andate a vedere il prossimo. A dopo.